Perché percorreva la via Francigena o via Romea in direzione Lucca, lasciatosi alle spalle Camaiore, una volta superate le colline versiliesi, si incontrava la prima valle o valle primaria. Ed è per questo che il primo paese che si incontra in direzione Lucca si chiama Val Promaro. Oggi l'antico borgo ha la particolarità di essere diviso tra due comuni, Camaiore e Massarosa. La parte oltre la chiesa, ex canonica, dove oggi sorge un importante centro accoglienza pellegrini, è comune di Massarosa, come testimonia il murales. La parte che invece comprende l'antica chiesa si trova nel comune di Camaiore. Pur mantenendo ognuno la propria appartenenza, non emergono eccessivi campanilismi tra la popolazione e di sicuro sono tutti uniti e orgogliosi nel recupero in corso d'opera dell'antica pittura che si trova nella parte antica della chiesa e che raffigura la Madonna con bambino oltre alla presenza di San Martino, titolare della chiesa. Il restauro avviene nel momento della festa religiosa forse più sentita dalla comunità locale che mantiene vivo il legame con la città di Lucca. Infatti, Val Promaro festeggerà domenica prossima la Madonna dei Miracoli e lo farà in modo solenne, dando la possibilità a tutti di far visitare il restauro realizzato da Lorenzo Lanciani e dal suo staff di lavoro. È stato fatto un intervento grosso di consolidamento e quindi di messa in sicurezza sia della pellicola pittorica che dell'intonaco e di ritocco, perché il dipinto insomma mancava in grande quantità di pellicola pittorica che si era perduta. È un'opera direi settecentesca, è la rappresentazione di una Madonna col bambino, a destra c'è San Martino Vescovo che dona il mantello al povero e a sinistra San Giuseppe. Appuntamento quindi a sabato prossimo alle 21 per la presentazione del restauro della Madonna con bambino.